Ciao ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questo paio di orecchini a cui ho dato il nome a mezzanotte. No, nel senso che non è che l'ho deciso a mezzanotte che nome dargli, ma a mezzanotte è proprio il nome dell'orecchino. Ecco, vi spiegherò poi alla fine perché ho dato questo nome a questi orecchini. Li trovo carini, un po' eleganti, poi dipende anche dalla colorazione, perché ad esempio io ho fatto questo che diventerà un ciondolo con i toni del turchese e del marrone ed effettivamente risulta un pochino più sbarazzino. Ok, per realizzare questi orecchini ci serviranno i seguenti ingredienti. Innanzitutto un Rivoli da 14, infatti qua noi all'interno abbiamo inserito un Rivoli da 14. Poi ci serviranno dei mezzi cristalli da 4 mm e questi ne serviranno parecchi perché serviranno per realizzare questa sorta di fiore che vedete essere gran parte del lavoro. Dopodiché delle Super Duo, io sto utilizzando queste, questa colorazione. Poi delle Rokai 80 della Toho e delle Rokai 110, sempre della Toho. E potete leggere qua le colorazioni. Poi avremo bisogno di, scusate per la filetta rotta, di cipollotti 3x4, delle gocce se volete inserirle. E dei perni o delle monachelle con eventualmente dei gancetti, scusate, degli anellini per inserirli nel vostro orecchino. Bene, questo è tutto. Ago e filo. Io sto usando un Fareline da 15 mm, 0,15 mm nero e un ago misura 0,12 della John James. Buon lavoro e mi raccomando, se questo tutorial vi è piaciuto, un pollice su, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per ricevere sempre le notizie in anteprima. Un saluto a tutti, buon tutorial! Iniziamo mettendo sul filo 5 mezzi cristalli alternati da 5 rocai Toho, stiamo usando le Toho 110. E poi chiudo a cerchio ripassando dentro la lavorazione, spostandomi dalla lavorazione uscendo dal nodo, scusate, uscendo da una 110. Chiuso a cerchio, usciamo da una 11 lontano dal nodo e inseriamo sull'ago un mezzo cristallo, una 11, un mezzo cristallo, una 11, un mezzo cristallo, una 11 e un altro mezzo cristallo per un totale di 4 mezzi cristalli. Finiamo col mezzo cristallo senza mettere sulla 11. Mi infilo uscendo da questa 11 dopo il mezzo cristallo nella 11 che sta al lato opposto dello stesso mezzo cristallo. E attraverso sia la 11 sia il mezzo cristallo che l'altra 11. E tiro bene il filo. Avremo questo. Adesso riattraverso la lavorazione e mi porto ad uscire da questa 11 qui. Vi faccio vedere quale, eh? Da questa qui. Quindi riattraverso tutta la lavorazione e mi porto ad uscire da questa. Stiamo uscendo da questa 11. Metto sull'ago sempre un mezzo cristallo, una 11, mezzo cristallo, una 11, mezzo cristallo, una 11,
una 11 mezzo cristallo per un totale di 4 mezzi cristalli. Porto alla fine del lavoro qua così e mi infilo come prima in questa 11. Aiuto. In questa 11 stava cadendo la telecamera, e nel mezzo cristallo e nell'altra 11, e avrò questo. Ripeto questa operazione per altre 3 volte, dopodiché ci vediamo insieme per continuare. Qualora durante la lavorazione vi dovesse trovare con una specie di S, come in questo caso, avete sbagliato perché quest'ultimo cerchio non va bene, devono essere tutti nello stesso verso a formare un cerchio alla fine. Ecco come dovrà procedere la vostra lavorazione. Adesso ne avete fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fate l'ultimo, il settimo, uguale a questi che abbiamo fatto finora, e poi faremo insieme l'ottavo. Allora, arrivati a questo punto, quindi avendo realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerchi, 7 cerchi, uscite da questa 11.0 e infilate questa volta sul lago solo un mezzo cristallo, mettiamo 7 a fuoco, un mezzo cristallo, una 11 e un mezzo cristallo. Andate ad unirvi al primo cerchio che avete realizzato, contate dalla parte interna 1, 2 e uscite dal secondo, calcolate il secondo mezzo cristallo ed entrate nella 11.0 prima del mezzo cristallo. Qui così. Non so come fanno i chirurghi a lavorare attraverso le videocamere. Quindi dovete entrare nella 11, nel mezzo cristallo e nella 11, tirando bene il filo. Scusate. Madonna, che disastro che sono. Avrete questo qua. Così. Ora mettete sul lago, state uscendo dalla 11, mi raccomando, un mezzo cristallo, solo uno, ed entrate in questo cerchio e precisamente in questa 11, in questo mezzo cristallo, in quest'altra 11. Delicatamente tirate il filo. E si sarà formato questo cerchio. Tutta sta fatica per arrivare a questo fiorellino. Bene, a questo punto vi porto ad uscire da una 11.0, questa vicino al giro iniziale. Ok, metto sul lago 380. E mi vado ad infilare nella 11.0 qua a fianco. Attenzione, siccome questi cerchi, faccio vedere, questi cerchi qui sono tutti cerchi che girando uno su se stesso formano il fiore, le Rocaille 11.0 che avrete qui non le troverete girate così, cioè col foro da qui a qui, ma le troverete girate così, dal foro da qui a qui. Quindi per entrare col lago dovrete entrare in questo modo. Ve lo dico perché altrimenti se cercate di inserirlo in un altro modo andate avanti mezz'ora fino a perdere la pazienza. Ok, quindi tiro bene il filo e le mie 380 si saranno andate a posizionare in questo modo. Metto sul filo altre 380, eccole qui, per comodità le faccio scorrere, e a questo punto mi vado ad infilare in questa 110 così, vedete, così e non in orizzontale. Tiro e accosto ed ho le mie altre 380 qua così e faccio questo per tutto il giro. A questo punto vi ritroverete così, starete uscendo da una 11 prima di un archetto da 3.
Vi infilate nelle prime due, ve lo faccio vedere ancora bene così. Vi infilate nelle prime due perline 8-0 che incontrate, uscendo così dalla punta, ed inserite ora, scusate che conto, sì, ok, soltanto una rocaille 8-0. Per poi andare ad inserirvi nella punta dell'archetto a seguire e state molto molto molli. Ok, così. Molle. Poi un'altra e fate così tutto il giro, rimanendo, come ripeto, sempre molto morbidi. Ok, ora siamo arrivati qua. Prendo il mio Rivoli, questo bellissimo, mi è stato regalato insieme a questo bellissimo bracciale a tre giri dalla Mirella Camperchioli. Ok, prendo questo Rivoli a testa in giù e lo infilo dentro la lavorazione in questo modo e tiro il mio filo delicatamente. Tirando bene il filo avremo questo. Ora, ripa Aia! Ora ripassate, scusate. Ora ripassate dentro la lavorazione, infatti vedete che è ancora un po' instabile, fino a quest'ultimo passaggio, fino a rendere il rivoli ben fermo. Davanti avrete questo più regolare perché avrete fatto tutto il giro. E adesso passiamo alla parte successiva della lavorazione che segue l'incastonatura. Iniziamo la lavorazione dopo l'incastonatura. Bene, davanti avete questo e dietro avete l'incastonatura, appunto. Mi porto ad uscire alla base di un petalo, qualsiasi, nella perlina di destra. Vedete come sto facendo qua io? Adesso vi metto un'unghia chiara per farvi vedere il filo da dove esce. Vediamo un po'. Così. Quindi partirà dalla parte centrale verso l'alto, in questo modo qua. Ok, la perlina è questa qui e attraversate col lago il cerchio, il petalo, e vi ritroverete dall'altra parte. Se volete potete per comodità girare il lavoro. Mettete ora sul lago una 11, una super duo, una 11, un'altra super duo e una 11. Eccola qua la sequenza. 11 super duo, 11 super duo, 11. Fate scorrere le perline. Ora siamo in questo punto qui. Stiamo lavorando dal dritto. Rientro col lago dentro lo stesso petalo dal quale sto uscendo. Ok, appoggio questa lavorazione senza tirare troppo perché rischierete di far passare le super duo di qua. Se passa la 11 non è importante, se riuscite a farla rimanere sotto meglio. Allora, stavamo il petalo in questione è questo, stavamo uscendo da questa rocaille, entro in questa, però questa volta dall'alto verso il basso. Quindi abbiamo utilizzato questa, utilizziamo questa. In questa direzione. Ecco che ho tirato il filo. Come potete vedere, io cerco di mantenere il gruppetto di perline all'esterno, cioè visibili da qui. Ora sto uscendo da questo cerchietto, da questa perlina nella fattispecie, mi infilo in questa rocaille 8-0. Vedete che col lago sono già ho già attraversato il cerchio, benissimo, tiro e faccio la stessa infilata. Qui non so se ho superato la perlina, comunque poco conta. E faccio la stessa infilata per poi rientrare e continuare per tutta la lavorazione. Eccoci, avremo questo, un disordine incredibile, e dietro così. Quindi tutte le perline saranno rimaste, tutto il giro che abbiamo fatto, tutto fuori, ma comunque sì, beh dai, non proprio tanto disordinato, si riescono a distinguere le coppie.
Ok, allora che cosa facciamo ora? Abbiamo finito uscendo da questa, da una delle due di base del cerchietto. Mi infilo sempre in quella a fianco, nella rocaille 11, ve lo spiego e poi lo faccio a parte, quindi in questo fianco, nella rocaille 11, la prima che avete inserito del gruppetto, e mi porto con l'ago dall'altra parte. Quindi vediamo se riesco a farlo in videocamera, non credo, anche perché non vedo bene. Lo faccio e ci ritroviamo dall'altro lato. Ed eccoci dall'altro lato. Se non riuscite a passare nella locaia 11, non importa, infilatevi direttamente nel foro alto di una delle due super duo a coppia. Se riuscite, passate nella 11 e poi nel foro alto, se no direttamente nel foro alto. E vi trovate quindi ad uscire da qui. Mettete sul lago una 11, un cipollotto 4x3 e una 11. Allora stiamo uscendo da questo foro e mi infilo nel foro alto della super duo di questa coppia e anche nel primo foro di quella a seguire, della coppia a seguire. Adesso risulta un po' disordinato, ma vedrete che non tanto con questo giro, ma con quello dopo riusciremo a migliorare il tutto. Ok, ripetiamo l'operazione mettendo sul lago un'altra rocaille 11, un altro cipollotto e un'altra rocaille 11. E vado a questo punto, fuoco, ad infilarmi nel foro alto della super duo che trovo qui, così, che è quella di questa coppia. Mi infilo anche nel foro alto della coppia a fianco e tiro e faccio così per tutto il giro. Già il lavoro inizia a prendere forma. Vi dico subito una cosa: siccome questo giro, per farlo venire tipo piatto steso, cosa che a me non piace, quindi con queste super duo molto vicino al giro dei mezzi cristalli, sarebbe stato necessario infilare un'altra perlina qua in mezzo. Ma siccome a me piacciono queste cose un po' 3D, quindi come in questo caso che si crei una cupola, vedete? Quindi uno spazio, forse riusciamo a vederlo meglio così, è necessario, ve la do come indicazione in più per eventuali vostri progetti di vostra fantasia, è necessario mettere le perline in modo, diciamo, meno perline nello spazio dove ce ne vorrebbero di più. Così tirando il filo, mettendo a fuoco, tirando il filo, avremo questa conca. Quindi voi infate questa infilata per tutto il giro e mano a mano che infilate tirate un pochino il lavoro verso il dentro. Potete farlo anche alla fine, però se lo fate strade facendo è meglio, insomma. Bene, rieccoci. Allora, sarete arrivati a questo punto, tirate bene il filo e quindi vedete che ancora la lavorazione risulta morbida, però già si intravede questa parte, questo giro che abbiamo appena inserito, essere perpendicolare al giro precedente. Quindi mi porto ad uscire da una 11 a fianco a un cipollotto e metto sul lago una 80. Eccola qui. Vado ora ad inserirmi vediamo se mette a fuoco, giriamo magari così per comodità, nella 11, nel cipollotto e anche, adesso la facciamo insieme, e anche nell'altra 11 qua a seguire. E tiro bene il filo. Avremo questo. Ripetiamo un'altra rocaille 80. E mi vado ad infilare nella 11, nel cipollotto, vediamo se riesco a farlo tutto insieme. Yeah! E anche nella 11 a seguire e tiro bene il filo. E questa si posizionerà in questo modo. Finite tutto il giro e ripassate all'interno almeno una volta.
Bene, a questo punto, avendo ripassato due volte dentro, il lavoro risulterà più stabile e avremo questo. Mi porto ad uscire da una rocaille qua, così, e metto sul lago 4 rocaille 11-0. Stiamo creando l'asolina per mettere dentro il perno. Io in questo caso, avendolo già preparato, lo metto prima. Vediamo se non mi esce poi fuori dall'anellino. Allora, rientro in questo modo qui. Sto uscendo da questo lato, quindi da destra verso sinistra, e faccio come un cerchio, rientro da questo lato di qua, dal lato opposto da dove stavo uscendo, e tiro bene il mio filo e l'ho montato all'in contrario. Maremma, maiala. Bene, a giro ultimato avremo questo, saremo ripassati almeno due volte dentro la lavorazione, ci portiamo ad uscire da questa rocaille 11 in mezzo ai due mezzi cristalli. Metto sul lago 4 rocaille 11-0 e mi infilo nella stessa perlina dalla quale sto uscendo, nel senso opposto. Questo è il cappietto nel quale inserire poi il vostro perno con anellino. E voi direte: perché non l'hai messo subito, Tiziana? Perché ho provato quattro volte, mi veniva storto, poi mi usciva perché evidentemente non ho chiuso bene l'anellino, quindi lo metterò a fine lavorazione. Bene, ripassate dentro questo vostro cappietto un paio di volte per irrigidirlo e poi inserite il vostro perno e portatevi ad uscire dalla rocaille 11-0 esattamente opposta frontale a quella che avete utilizzato adesso. Bene, quindi adesso stiamo uscendo da questa rocaille esattamente all'opposto di quella dove abbiamo fatto il cappietto. Allora, stiamo uscendo in questo verso qui. Rientreremo dopo, quindi da questo lato di qui. Quindi stiamo uscendo da destra, rientreremo in questo modo facendo un cerchio. Ok, mettete sul lago 3 rocaille 11-0, un cipollotto, la vostra goccia. Questa mi piace perché è pietra, non è plastica. Poi un altro cipollotto. E un'altra rocaille 11-0. Quindi cipollotto e rocaille 11-0. Porto tutto alla fine del lavoro. Mi reinserisco nel cipollotto saltando la rocaille appena inserita, anche nella goccia, nel cipollotto e anche nella prima delle tre rocaille 11. Ecco qui. Ora porto su il lavoro e metto sul lago altre due rocaille 11-0. Eccole qui. Le faccio scorrere per comodità. Usti, scusate, se vi sul braccialetto. Allora, e a questo punto stavamo dicendo che siamo usciti da questo lato così, quindi mi rinfilo in quest'altro lato da qui, tirando bene la lavorazione perché questa si accosti al nostro lavoro. Quindi spostate un po' questo, tirate un po' finché si accosti perfettamente
al lavoro in questo modo qui. Ora ripassate dentro questa lavorazione, io non credo di riuscirci perché ho veramente pochissimo filo. Ritornate su e chiudete, bloccate il filo dentro la lavorazione. Ed eccoci qui, finalmente l'orecchino è terminato. Ecco qua suo fratello, orecchino che io ho chiamato mezzanotte, per a mezzanotte, perché mi sembra un orecchino serale. Anche se io non ho una grande vita notturna se non per stare a casa a studiare, leggere, fare mestieri o perlinare, non è che esca molto di sera. Comunque mi sembra un nome adatto, spero vi possa piacere. Poi a mezzanotte mi sa come di un qualcosa di un po' magico, no? A mezzanotte accadono delle cose, tipo la zucca, no, ce la puoi fare, Tiziana? La carrozza che si trasforma in zucca, o ancora la canzone che dice a mezzanotte sai, eccetera, insomma, che un bacio a mezzanotte può farti fare cose, eccetera, eccetera. Per cui mi sembrava carino come nome. Spero vi piaccia, spero vi sia piaciuto anche questo modulo. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!